quanto è importante attivare un circuito di relazioni per lo sviluppo dell'innovazione. Il circuito di relazioni è fondamentale per lo sviluppo dell'innovazione, perché l'innovazione è un processo che ha necessità di un ingaggio della parte decisionale dell'azienda, quindi non può essere delegato a funzioni commerciali e non soltanto alla ricerca e sviluppo, perché ha bisogno di una fiducia e di un commitment totale da parte appunto dei decisori. Quindi la rete di relazioni è fondamentale sia per diciamo, lato domanda di innovazione, per aiutare l'azienda che ha necessità di innovazione a comprendere e analizzare i bisogni di innovazione, sia lato diciamo, offerta di innovazione, perché le start-up, le PMI innovative molto spesso hanno necessità di un canale di relazione particolare per sviluppare il business e incrementare le potenzialità di mercato. Il vostro ruolo da intermediari tra grandi imprese e start-up del polo per il processo dell'open innovation. Il nostro ruolo appunto è la funzione di facilitazione e di integrazione fra queste due sponde, quindi la domanda e l'offerta di innovazione, e quindi quello di portare un contributo effettivo ed efficace alla strutturazione della rete di relazioni necessaria affinché il processo di innovazione abbia corso. La nostra esperienza ci insegna che non basta pubblicare e rendere disponibile le banche dati dell'offerta tecnologica o anche esprimere bisogni di innovazione, perché molto spesso da una parte c'è necessità di un affinamento e una selezione anche delle potenziali offerte, dall'altra parte molto spesso c'è necessità anche di un supporto affinché la domanda di innovazione venga esplicitata, venga innanzitutto compresa e possa essere correttamente formulata all'interno dell'azienda.